un padiglione all'avanguardia, il numero 23 dell'ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna, inaugurato alla fine dello scorso anno. Il nuovo blocco, adiacente ai viali di circonvallazione, sorge dove un tempo c'era la clinica oculistica ed è una delle porte di accesso al policlinico. La nuova struttura si occupa di malattie cardiologiche, toraciche e dei vasi sanguigni. Al piano terra, vicino alla cardiologia e alla cardiochirurgia pediatrica, una nuova cappella che verrà inaugurata la prossima settimana dall'arcivescovo Monsignor Matteo Zuppi. La cappella l'abbiamo dedicata a Santa Maria degli Angeli, un po' collegandoci alla tradizione francescana, in quanto la cappella del blocco 5, del padiglione 5, è dedicata a San Francesco, e così tenendo conto dei bambini che sono ricoverati in questo blocco nuovo, bambini molto malati di cuore che vengono operati, subiscono anche trapianti cardiaci, e abbiamo pensato di affidarli alla protezione degli angeli. Le icone sono anche molto tradizionali. Noi abbiamo avuto il gran regalo di due maestri russi che negli anni passati ci hanno guidato dentro a questo straordinario universo. L'iconografia, noi magari qui la unifichiamo, invece ha molte caratteristiche diverse, quindi questa è un'iconografia russa, di tipo russo. Allora è rappresentata l'Annunciazione e globalmente la cappella fa riferimento alla Madre di Dio. E quindi le icone rappresentate, due ancora mancano, sono in facimento, sono tutte riguardanti episodi evangelici legati alla Mamma del Signore. Quindi questa mattina proprio abbiamo sistemato l'icona della Natività. Questa icona nel suo originale è nella Cappella Palatina di Palermo, in quella cappella meravigliosa della città di Palermo, nel Palazzo Reale. È singolare, ci sono tutti i protagonisti, quindi ci sono gli angeli che vanno prima a chiamare i pastori, poi sembra che avvertano un po' anche i magi, e quindi prima sono assenti, poi sono presenti nell'icona. È la singolarità di questa rappresentazione. La cappella è dedicata alla Madonna degli Angeli, ma in questo reparto ci sono anche molti bambini. Allora, nell'icona in cui è presente la Madre di Dio, il bambino e gli angeli, ci sono anche i bambini, appunto, a fare compagnia al bambino e a dire la loro presenza qui, una presenza delicatissima, spesso anche delicatissima e dolorosa, e tutta legata e avvolta dalla speranza dei papà e delle mamme che sono qui proprio con i loro piccoli a sperare, anche a chiedere, a pregare, a cercare la carezza di un conforto.